Hai visto che nuvole queste brioche con la ricotta? Sembrano dei cuscinetti. Per prepararle ci occorrono 500 g di farina 0, 100 g di burro oppure 80 ml di olio di semi, una bustina di lievito di birra, aroma all'arancia oppure alla vaniglia, 2 uova, la scorza di un limone non trattato, 150 grammi di zucchero di canna, 180 ml di latte tiepido, un pizzico di sale, un cucchiaino di Baileys, un cucchiaino di miele, zucchero a velo per decorare, gocce di cioccolato che ci occorreranno per il ripieno, quindi per farcire i nostri cartocci insieme alla ricotta di pecora. Spero che dal video tu possa apprezzare la sofficità di questo prodotto tipico della mia regione, la bella Sicilia. I cartocci nascono fritti, è vero, ma ti posso assicurare che questi macalè sono la fine del mondo anche così. Poi, ovviamente, nulla ti vieta di friggerli. In quel caso, subito dopo averli cotti, passali nello zucchero bianco, come vuole la tradizione. Si sciolgono in bocca grazie all'impasto che è una nuvola e alla ricotta ingolosita ed impreziosita dalle gocce di cioccolato. Se vuoi, puoi anche decidere di farcirli con crema pasticcera o crema spalmabile alle nocciole. Fatto sta che faranno felici grandi e piccini. Pronto a prepararli anche tu? E se non hai il cilindro per i cannoli che servono per dargli la forma? Non ti preoccupare, presto arriverà un tutorial utile, quindi se ti fa piacere iscriviti.